Abbiamo anche rischiato la vita tantissimo, siamo quasi morti tutti tramite un... Ragazzi, benvenuti in questa location un po' particolare e soprattutto molto diversa dal solito studio. Vedrete infatti che alle mie spalle si estende questo bellissimo golf club nel Kent, a destra di Londra, in una bellissima giornata in realtà tipicamente londinese con queste nuvole che coprono un po' il cielo. Perché sono qui? Sono qui per conto di Kef, andiamo infatti a visitare lo stabilimento produttivo a vedere un po' che nuovi prodotti lanciano per l'anno che verrà. Sono veramente gasatissimo, quindi rimanete con me. Non so se siete mai stati su un campo da golf, ma questa è sicuramente la mia prima volta. È veramente bellissimo. Sapete qual è la verità? Che in questo posto si respira tantissimo quell'aria di campagna inglese che di fatto permea anche un pochino da questa azienda. Dovete sapere infatti che la sede principale, quella che c'è a Maidstone, dove andremo in visita tra poco, nasce proprio come fonderia. Tutta quello che adesso è Kef, con tutta la tecnologia, la ricerca, questi prodotti incredibili, nascono da un'idea di lavoro manuale, di lavoro col metallo. Pensate un po' come si evolve la storia. Eccoci qui, vedete alle mie spalle il vecchio logo aziendale, quello della fonderia di cui vi parlavo probabilmente, e la parte interessante è che in realtà questo stabilimento è veramente molto piccolo. Siamo qui appunto nella campagna inglese e tutto appare veramente molto ristretto, molto ridotto, soprattutto per un brand così importante nel mondo della ricerca sull'audio e nella produzione di sistemi acustici di un certo tipo. La parte più bella di questo tipo di azienda è che riesce a portare dei prodotti sul mercato che vanno dai 200.000 euro delle Muo che adesso vi starò mostrando, fino ad arrivare a dei prodotti molto più piccoli e compatti che probabilmente finiranno con più probabilità su questo canale. Abbiamo fatto tutto un giro della struttura aziendale in cui ci hanno mostrato le varie parti con cui si va a progettare uno di questi prodotti, passando per la parte di progetto acustico in cui ci sono ovviamente gli ingegneri del suono che fanno una marea di simulazioni su come si comportano poi tutti i vari, le varie parti degli altoparlanti, arrivando poi agli ingegneri meccanici e i designer che devono progettare la forma estetica e soprattutto la parte ingegneristica, cioè come viene veramente realizzato questo prodotto. Pensatevi che le blade, queste casse che state vedendo in questo momento, sono state concepite, pensate e poi finalizzate dagli ingegneri senza poter fare un prototipo, perché prototipare una sola di queste scocche costava 100.000 euro solo di stampi. Quindi figuratevi voi che lavoro. Sono dovute andare in produzione semplicemente con il progetto fatto ovviamente in CAD o comunque con i sistemi che usano loro. Molto bello il giro per le camere anecoiche che hanno qui all'interno dell'azienda per fare tutti i test acustici con i microfoni, per capire esattamente come suonano poi questi altoparlanti. E dovete immaginarvi che è un processo comunque molto lento e fatto di cesellatura passaggio per passaggio, veramente particolare. In ultimo abbiamo visto ovviamente tutta la parte di storia che caratterizza il passato di questa azienda, per passare ad esempio dal precursore del brevetto UniQ e per arrivare poi al primo e vero, la prima vera cassa che ne ha fatto veramente uso, per arrivare poi effettivamente a queste bestie gigantesche alte più di una persona da oltre 200.000 euro di retail, che effettivamente non sono per tutti ma che sono un po' una dichiarazione di intenti di questa azienda, insomma, per far capire fino a che punto può arrivare la tecnologia messa in atto. Benvenuti nella mia camera d'albergo, molto bella, soprattutto molto tipica. Adesso room tour, doccia velocissima e poi andiamo a mangiare in un pub super tipico. Letto a due piazze con le simpaticissime abat-jour perfettamente tematizzate, poltrona per riposarsi ed eventualmente leggere, vista sul giardino che in realtà è una piccola corte interna, sarebbe stato più bello direttamente sui campi da golf. La valigia, vi ho tradito, in realtà ho portato questa perché teneva molto più cose all'interno, avevo bisogno di spazio. Una simpatica scrivania che mi permette di lavorare, visto che sicuramente lo farò un pochettino, e io che vi saluto dallo specchio. Una televisione che mi chiede di connettermi eventualmente ad internet, un portavaligia, la bottiglia dell'acqua che mi hanno dato prima, un simpatico set che mi permette eventualmente di fare caffè, bere cose, qui immagino che ci sia il mistero, un armadio con tanto di cassaforte e poi un bel simpaticissimo bagno, ovviamente assente di bidet ma con una simpatica doccia fatta di mattoncini.
Qui in visita aziendale ci hanno anche fatto un piccolo omaggio, un regalino molto simpatico, vedete, confezione Kef, che ricorda molto da vicino in realtà il packaging ufficiale dei prodotti. Andiamo a vedere dentro che cosa si cela dentro questo packaging. Wow, figata assoluta ragazzi, bellissimo. Non so se vi ricordate il video che magari vi lascio qui sopra nelle informazioni, ma io avevo fatto una recensione di una cassa, una Kef Muo mi sembra si chiamasse, realizzata esattamente con questa forma e proporzione. Però questo è un powerbank completamente realizzato in alluminio, abbastanza pesante, molto fico da possedere ragazzi, è bellissimo. Made by Kef for GP Batteries, perché dovete sapere tra l'altro che Kef è posseduta da Gold, non mi ricordo, qualcosa, insomma una holding generale che tiene dentro sia Kef che questa marca che fa batterie, quindi totalmente prodotto in casa, è veramente una figata colossale. Raramente un'azienda riesce a fare una cosa così ben fatta, diciamo come gadget da regalare agli eventi, di solito sono delle penne tristi e brutte, veramente top. Beh, luce a parte del tramonto, ecco il pub tipico di cui parlavo. Figo è veramente fighissimo. È cena finita e ragazzi vi assicuro abbiamo rischiato la vita tantissimo in taxi e niente, abbiamo quasi sfondato la macchina davanti a noi ed è successo un disastro e sarebbe successo un disastro, ma sono ancora vivo, tutto è fantastico, siamo tutti felicissimi, abbiamo bevuto molto più di quello che è concesso e manca ancora l'ultimo giro qui in albergo. Sei arrivato come un mighe su da... Ma l'hai visto? Ma io... Sì sì, ma vi dico, voi che facevate fari rossi, rosso ovunque, la vita che mi passa davanti, io detto, hai visto? No, ti passava dietro la vita. Ciao, grazie, va piano. Buona vita. Magari muori male. Magari muori male. Ah, buongiorno ragazzi, oggi piove purtroppo, il cielo è coperto, però abbiamo un tour in azienda per vedere dei prodotti sotto embargo. Questo ovviamente è un po' un problema perché non posso portarveli in video visto che gli embarghi scadono molto dopo la pubblicazione del video stesso, però sicuramente posso riportarvi le mie impressioni su di essi perché sono assolutamente succulenti. Veloce colazione e poi andiamo. Scusatemi, ma era finito il caffè a pranzo e ho dovuto farmelo qua in albergo. Sono in un posto un po' inaspettato, mi trovo al Gatwick Inn, nell'aeroporto di Gatwick, un albergo, perché domani mattina decollo per IFA, per raggiungere i ragazzi a Berlino, perché inizia appunto IFA. Però voglio tirare un po' le conclusioni, perché non ho potuto parlare molto durante la seconda giornata lì a Kef, per spiegarvi un po' che cosa hanno lanciato. Due prodotti nuovi, uno soltanto quello che posso mostrarvi e di cui posso parlarvi, il secondo prodotto invece è spaziale, ma dovrete aspettare gennaio 2019, quindi sicuramente lo porteremo sul canale, ma abbiate pazienza. Quello che voglio comunicarvi è che Kef veramente è, per quanto mi riguarda, la Apple dell'audio. È incredibile il livello di cura nei dettagli che mettono. Questo caffè è bollente, rischio veramente di ustionarmi. Dicevo, la cura nei dettagli che mettono è stratosferica. Innanzitutto, la cosa che più mi ha colpito di queste nuove R sono le mascherine frontali, quelle che normalmente vedete applicate sulle casse per nascondere la forma dei vari woofer. C'è da dire che normalmente sono una cosa comunque molto bella, qui in caso di Kef, tra l'altro sono splendidi da mostrare e da vedere, però in generale hanno creato queste maschere magnetiche con una serie di materiali, 18 se non sbaglio, 13 livelli di materiali per realizzarla, 13 livelli, 1800 buchi fatti al laser per far passare il suono, ma anche se comunque il materiale è trasparente acusticamente eccetera eccetera, ma sono incredibili. Tu arrivi lì, appoggi la mascherina, quattro magneti la tengono in posizione, viene perfettamente integrata nell'estetica della cassa, è spettacolare. Detto questo, vorrei ringraziare Kef per esistere, per essere così di alto livello, ma soprattutto HiFight, il distributore italiano, che è quello che mi ha permesso veramente di creare questa avventura con loro. Sono Fabrizio e Christian, che sono, oltre a essere simpaticissimi, sono anche molto appassionati e soprattutto competenti, quindi è veramente un'esperienza a tutto tondo quella che si fa anche grazie a loro, ed è un po' diciamo associabile infatti allo spirito che ci mette Kef in quello che fanno nel proprio lavoro.
Detto questo, i prodotti ovviamente che avete visto in questo video, ve li lascio linkati qui sotto in descrizione se volete dare un'occhiata a prezzi, disponibilità, eccetera, eccetera. Ma soprattutto vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate con un bel mi piace e soprattutto con un commentino, perché sapete, questi video extra richiedono uno sforzo maggiore da parte mia, ma soprattutto spero che vengano apprezzati in maniera un pochino più strutturata anche da parte vostra. Noi però ci rivediamo sempre sabato prossimo con il solito prossimo video.